come è stato detto. Quindi dovessi commettere degli errori, mi perdonerete, anzi fatemeli notare, così mi farò un attimo la lingua, non mi offendo, vi assicuro che è un grosso piacere. Allora, 5 ragioni perché dobbiamo esplorare Marte. In realtà le ragioni sono molte di più, però a me era venuto in mente un titolo che richiamasse un po' quello che si fa anche con le riviste, il gossip, eccetera. 101 modi per dimagrire, 10 modi per attrarre la persona, eccetera, eccetera. Quindi, vabbè, 5 ragioni, vediamo un po' di vedere un po' tutte. Poi, nella realtà, questo sarà un seminario molto friendly, molto amichevole, nel quale presenterò un po' della ricerca che facciamo anche noi, che fa il mio gruppo, però non tantissima. In realtà volevo esplorare di più i motivi anche filosofici per i quali persone con una laurea in scienze geologiche o con un dottorato in scienze della Terra, come per esempio Gaetano, studiano gli altri pianeti, che poi in definitiva è logico. La Terra è un pianeta, il geologo studia un pianeta Terra, lo studia da centinaia di anni, chi meglio di un geologo può in effetti approcciarsi allo studio di altri pianeti del sistema solare che sono simili alla Terra. Quindi la logica c'è tutta, c'è completamente. Però non è soltanto questo il punto è anche che il metodo geologico, laddove la geologia viene spesso definita una scienza storica, è molto vicino al metodo che gli astronomi devono utilizzare per studiare l'universo, che anche l'astronomia è una scienza altrimenti definita storica in quel senso. E quindi volevo parlare anche un po' del metodo scientifico, di come si scrisse e di come poi serve per studiare gli altri pianeti. Poi farò delle considerazioni molto brevi su perché è importante sia la planetologia che l'astronomia, le cosiddette blue sky research disciplines, che molto spesso vedono fondi tagliati perché non si vede l'immediato ritorno e non serve a niente, abbiamo altri problemi. In realtà le scienze planetarie producono ricchezza e ho un paio di diapositive alla fine che mostrano dei risultati che non ho chiaramente ottenuto io, ma da economisti che hanno studiato proprio il problema. Quindi vediamo un pochino cosa facciamo qui. Le ragioni ovvie, qui ho voluto scherzare un po', le 5 ragioni per studiare Marte, perché là chiaramente anche il Mount Everest, perché dobbiamo scalare, perché stava lì. E questa secondo me è già una ragione sufficiente. In realtà noi siamo esploratori, naturalmente dobbiamo scoprire le cose, abbiamo questa curiosità innata. Alcuni pensano perché prima o poi dovremo andarcene dalla Terra e quindi abbiamo il posto più vicino che non è infernale come Venere che più o meno Marte. Alcuni credono che noi proveniamo, che la vita infatti venga proprio da Marte, cioè che ci sia stato questo panspermia, come si chiama questa teoria, per cui questo meteorite con il DNA o l'RNA, quello che era, è impattato sulla Terra, proveniva probabilmente da Marte, però è una teoria con un'altra, non vedo se la vita è cominciata su Marte perché non dovrebbe poter cominciare sulla Terra. Perché se ci sono i marziani, allora è meglio unirsi a loro e cercare di essere, insomma, di non vivono forse troppo, è giusto perché l'avevo messo io così. Quindi sono un po', come dire, delle cose un po', dei motivi che ho messo lì, giusto per scherzare un po', però c'è del serio in questo. In realtà noi abbiamo bisogno di continuare ad esplorare come esseri umani. Io non riesco a prevedere in futuro una società altamente civilizzata, altamente tecnologica, nella quale da un momento all'altro uno dice ma questo tipo di ricerca non lo facciamo più. È una società nella quale io non vorrei mai vivere. Dal punto di vista utilitaristico sì, magari non è la cosa più utile dell'universo da fare, però è quello che definisce una società avanzata, una civiltà avanzata. Quindi qui per parlare adesso del metodo scientifico abbiamo un bel quadro che ci mostra il geologo guarda normalmente anche in questo quadro, guarda le rocce, guarda in basso, guarda la Terra. L'astronomo al contrario normalmente guarda le stelle, qui abbiamo Galileo. Però in realtà le metodologie sono identiche e quindi per studiare il sistema solare, come hanno fatto anche gli astronomi, poi tra l'altro anche l'astronomia è cominciata con lo studio del sistema solare, il metodo di ricerca, il metodo di studio è chiaramente analogo. Diciamo che come scienziati della Terra, poi come geologi in senso più lato, noi siamo perfettamente equipaggiati, come dire, a studiare soprattutto i pianeti di tipo terrestre, Mercurio, Venere, la Terra ovviamente Marte.
sono quelli che hanno non solo la superficie, ma buona parte dell'interno roccioso e solido. Chiaramente, sempre per leggi di tipo fisico, possiamo aspettarci che i processi geologici che occorrono e che si verificano sulla Terra poi debbano essere gli stessi che si verificano su Marte, su Venere e anche su Mercurio. Ecco quello che poi ci consente di allargare le nostre conoscenze dalla Terra e di espanderle a quelle che sono gli altri pianeti. E questo è il principio fondamentale sul quale poi si basano tutte le ricerche. Allora, il metodo scientifico. Normalmente lo possiamo sintetizzare in tre linee principali: il metodo deduttivo, il metodo induttivo e il metodo cosiddetto adduttivo, che è quello che viene nominato meno e infatti non spesso si viene menzionato, ma è che poi quello che utilizziamo noi nelle scienze planetarie, nelle scienze geologiche, in astronomia per esempio. Nel metodo deduttivo, molto brevemente, si stabilisce la regola, si ottengono i dati e quindi si effettua la deduzione sulla base dei dati, sulla base di quella che è la regola che si conosce. Nell'induttivo, che sarebbe poi quella dei famosi controlled experiments, cioè quelli che si possono fare in laboratorio in realtà, e che è il metodo utilizzato per esempio dai biologi, si parte da un'ipotesi, si raccolgono dati per verificare o rigettare l'ipotesi di partenza e sulla base di quello che si osserva poi si stabilisce la regola, la legge, diciamo. Nell'adduzione invece il processo è iterativo, si parte dall'osservazione, si applica una regola, si dà un'interpretazione e poi sulla base dell'interpretazione si può ritornare alle osservazioni, si decide, io decido, visto che ho dato questa interpretazione, voglio poi osservare degli altri fenomeni che possono fittare in questa interpretazione oppure no. E quindi c'è quasi un processo di tipo iterativo lì. E qui l'abbiamo messo per scherzo, ovviamente, adduzione logica, in inglese si dice abduction, ma non ci sono gli extraterrestri, non quel tipo di abduction. Per esempio, prendiamo quello che noi consideriamo valley network, cioè reticoli idrografici, come quelli che osserviamo sulla Terra, che formano le valli fluviali, poi le convergenze fluviali, eccetera. Questo è un tipico reticolo idrografico sulla Terra. Su Marte abbiamo osservato delle cose analoghe, quindi sulla base di quello che è stato osservato su Marte si pensa che potesse esserci dell'acqua anche in proporzioni molto elevate durante certi periodi della storia geologica di Marte, semplicemente sulla base delle osservazioni. Ma non è così semplice, cioè uno può dire, vabbè, vedi questa cosa qui, facile, ti fa l'interpretazione così. No, in realtà non è così. C'è un processo analitico alla base. Quindi se noi consideriamo i reticoli idrografici, per esempio, e vogliamo utilizzare un metodo deduttivo, seguiamo questo iter, diciamo che l'erosione fluviale produce reticoli idrografici, abbiamo trovato un esempio di reticolo idrografico e perciò l'erosione fluviale si è verificata nella località che stiamo studiando. Sembrerebbe logico, sembrerebbe chiaro, è un metodo deduttivo che è quello per eccellenza, però conduce a delle conclusioni sbagliate a volte, che rispondono a questo problema di tipo filosofico. In inglese so come si dice, in italiano non lo so, fallacy of the undistributed middle, ma in sostanza sarebbe la cosa semplicissima, una del tipo, tutti i cani hanno quattro zampe, il mio gatto ha quattro zampe, perciò il mio gatto è un cane, è ovvio che non ha senso. È questo che si rischia utilizzando unicamente
idrografici sono formati tramite erosione fluviale, e quindi ipotizziamo che anche su Marte, dove rivediamo, ci sia stata erosione fluviale. Però poi non possiamo interpretare troppo i dati, abbiamo bisogno di ulteriori verifiche, questa è la prima interpretazione, dopodiché abbiamo bisogno di altre verifiche indipendenti, dati che provengono per esempio con altre strumentazioni, magari in altre aree, vai a verificare, e quindi c'è una soluzione a questo metodo, comunque al problema che si pone in questo metodo, mentre invece non ci sono soluzioni al metodo induttivo, al metodo deduttivo per quello che riguarda i nostri studi, il nostro tipo di investigazioni. Quindi, se per esempio guardate questa immagine, questo è il pianeta Terra, qui in effetti ci sono delle forme di tipo erosive legate allo scorrimento dell'acqua, però qui siamo su Venere, sembra uguale, ma sappiamo che su Venere non è lo stesso processo. Queste sono solo i momenti di tipo tettonico su Venere, in cui non c'è stata erosione dell'acqua. Allora, questo chiaramente implica un po' di problemi, dal punto di vista metodologico adesso abbiamo chiaro quello che facciamo, però è difficile comunque risolvere questi problemi e capire quello che c'è su un altro pianeta, perché ci manca il contesto molto spesso. Allora, per esempio, sulla Terra noi possiamo osservare questi tipi di affioramenti, il geologo è in campagna, facciamo delle misurazioni di altezza di affioramento, abbiamo chiaramente una piega qui, poi probabilmente ci sono altre pieghe qui, e noi possiamo prendere delle misure di inclinazione degli strati, per esempio la prendiamo qui, saranno 45 gradi, questa è proprio l'inclinazione dello strato rispetto all'orizzontale, questo sarà 0 gradi, qui abbiamo di nuovo 0 gradi perché qui è il punto di massimo della piega, poi abbiamo altri 45 gradi qui nella direzione opposta, altri 0 gradi qui, e quindi prendiamo delle misure. Però se noi andiamo in campagna, vediamo cosa stiamo misurando e siamo perfettamente in grado di dire che queste misure poi riportate sulla mappa, per esempio, ci danno l'idea di questo sistema di piega qui. Ma se noi prendiamo delle misure da un altro pianeta dove non andiamo direttamente, quindi non vediamo in realtà l'affioramento, non vediamo la roccia, abbiamo soltanto delle misure prese qui e là, anche in modo discontinuo, dai satelliti che ruotano attorno ai pianeti. E quindi questo è più generalmente quello che abbiamo, delle misure sparse un po' dappertutto che poi non dobbiamo cercare di inquadrare in un sistema, in un'interpretazione. Quindi queste sarebbero le misure che otteniamo e a meno che noi non sappiamo che questa era la situazione da cui le misure sono state ottenute, possiamo farci tutta una serie di ipotesi, l'importante è che fittino i dati, però possono essere infinite ipotesi, per esempio noi potremmo pensare anche che questa era la situazione sul terreno e chiaramente non è quella reale, anche se questa ipotesi si adatta perfettamente ai dati che abbiamo misurato. Questo è il nostro problema poi in realtà. E noi abbiamo dati sparsi un po' dappertutto, ottenuti anche a volte con metodologie diverse, però non conosciamo il contesto. E lo dobbiamo ricostruire, e quindi dobbiamo ricostruirlo sulla base di analogie riguardo quello che sappiamo della Terra, di come funziona la Terra, per escludere le situazioni più estreme che di sicuro non avverranno mai perché non hanno proprio significato a livello, che ne so, di geodinamica o di tettonica delle placche o di tettonica di qualsiasi tipo, per esempio. Quindi il contesto è importantissimo sia nelle scienze della Terra che nelle scienze planetarie e sicuramente anche in astronomia, però spesso non lo conosciamo. Sulla Terra possiamo organizzare una spedizione in campagna, ma qua. Sugli altri pianeti abbiamo quello che ci consentono di osservare i vari orbiter, i vari satelliti. Oltretutto c'è un problema di tempo. È per questo che ho detto all'inizio, la geologia è una scienza storica e anche gli altri pianeti si sono evoluti nel sistema solare su un arco di tempo di 4,56 miliardi di anni. Quindi ci sono non soltanto fenomeni che sono accaduti, ma ci sono fenomeni che sono accaduti al di sopra di altri fenomeni, al di sopra di altri fenomeni. Quindi il record che abbiamo dell'osservazione delle rocce è un record molto complesso, è la registrazione di tutto quello che è successo in una certa area su miliardi di anni, per un periodo di miliardi di anni, laddove le tracce di un particolare processo geologico sono state parzialmente cancellate.
succede anche, questi cambiamenti che sono, e alla fine si finisce a dover interpretare e inquadrare le misure in un ambito quadridimensionale, tre dimensioni nello spazio e più la dimensione tempo. E allora, do un esempio qui di quello che facciamo su Marte per quello che riguarda il tempo, che è, è un problema fondamentale. Quindi normalmente la cronologia su Marte, cioè per capire se una roccia o se una determinata formazione o una determinata superficie è più o meno recente, utilizziamo i crateri d'impatto, sulla base dell'idea che più ci sono crateri d'impatto e più larghi sono, tanto più antica sarà quella superficie. E questo chiaramente sulla base delle teorie che conosciamo di formazione del sistema solare, laddove all'inizio del sistema solare c'erano più detriti, c'erano più asteroidi, c'era più materiale che andava in giro nel sistema solare, quindi c'erano maggiori impatti a maggiore frequenza e anche il materiale più grande sulle superfici dei pianeti appena formati. Però una volta che il cratere d'impatto è formato, poi comincia ad essere deformato. La cosa più semplice che uno può immaginare è che questi crateri vengono a poco ricoperti da altro tipo di materiale, per esempio da materiale eolico su Marte, cioè materiale che viene portato dai venti che sono fortissimi su Marte e quindi tendono chiaramente a concentrarsi nelle depressioni cancellando, come in questo caso, la traccia dell'impatto precedente. Questi sono gli impatti freschi, poi dopo un po' si comincia a ricoprire tutto e gli impatti più piccoli, come si vede, i crateri più piccoli, se ne perde traccia. E quindi a questo punto dobbiamo cercare di ricostruire anche quello che c'era lì, ma che non vediamo più sulla superficie. Per i crateri più grandi c'è anche il problema della regressione del bordo del cratere, quindi un cratere che avesse questa forma, questo profilo, un cratere d'impatto con questo profilo, poi viene progressivamente eroso, il materiale, questo cono di materiale poi va a depositarsi qui, ma c'è una regressione nelle dimensioni del cratere. Quindi, per quello che riguarda il diametro, quindi ci sono le dimensioni originarie del cratere che vengono ad essere modificate anche solo sulla base dell'erosione, che non è necessariamente un processo aggiuntivo geologico tipo tettonismo, vulcanismo, eccetera, ma anche già solo se lasci il cratere lì per un miliardo di anni, prima o poi viene deformato anche nelle sue dimensioni. E allora, utilizzando questo concetto, io ho fatto anche delle osservazioni proposto anche un nuovo metodo di datazione che si basa non soltanto sulla quantità e sui diametri dei crateri d'impatto che si osservano su una superficie, ma anche sulle dimensioni relative dei crateri, cioè se la profondità del cratere, che qui vediamo per esempio più fresco, viene ad essere ridotta perché cominciano a depositarsi all'interno i prodotti di erosione del bordo, allora possiamo usare questa riduzione che possiamo misurare nella profondità come un parametro che ci dà un'idea della montare di tempo che è passato, quindi come una misura, come una proxy. E qui vediamo un esempio, cratere più fresco, cratere molto meno fresco, qui il picco centrale si è già stato annullato, qui c'è ancora un accenno di picco, quindi questo sarebbe più o meno come forma, come deformazione intermedia tra questo e questo. Quindi utilizzando una statistica delle profondità dei crateri, ho realizzato per quest'area di Schiaparelli, questo è il cratere Schiaparelli su Marte, quindi per quest'area qui, dove ho contato tutti questi crateri, li ho misurati con i dati di animazione MOLA che sono a disposizione di tutti, e ho realizzato un diagramma che adesso vi mostro, in cui le profondità misurate su questi crateri sono portate qui sull'asse verticale, mentre sull'asse orizzontale mettiamo i valori che le profondità dei crateri dovrebbero avere quando i crateri sono freschi. Per cui, come potete ben vedere, se io ho una linea fra misurare
realtà poi ci sono delle complicazioni, però almeno in quella zona che ho mostrato prima, a sud del cratere Schiaparelli su Marte, questo mi ha funzionato benissimo, sono riuscita anche a correlare il mio metodo di datazione relativa, diciamo, in questo modo, per dire questi sono i più antichi, questi un po' meno, questi un po' meno, questi sono freschi, recenti, eccetera, a correlare questo metodo con quello di datazione classica che si basa appunto, come avevo detto prima, sulla densità dei crateri e impatti che si osservano sulla superficie e con le loro dimensioni. E quindi sono anche riuscita a dimostrare dal punto di vista proprio dell'età che il mio metodo funzionava in quell'area e ho fatto anche una ricostruzione geologica basata proprio su quello, per cui questa era la superficie della zona 4,35 miliardi di anni fa, poi i primi crateri, i primi larghi crateri del patto si sono formati 3,96 miliardi di anni fa, a questi si sono poi aggiunti i crateri formati più di recente, quindi questa sarebbe la superficie della zona con i crateri più vecchi e quelli più recenti 3,86 miliardi di anni fa. Dopo c'è stata, perché si osserva una superficie completamente priva di crateri TS1 e TS2 qui, quindi ci deve essere stata un fenomeno tettonico che ha abbassato questa zona e poi ricoperta con materiale più fresco, 3,66 miliardi di anni fa, e poi abbiamo la situazione recente in cui ai crateri più antichi, TS1 e TS2, si sono aggiunti anche quelli più recenti e più freschi, e questa è la superficie adesso. Questa qui è stata anche riformata, però molto meno di questa zona qui, perché qui c'era stata questa faglia, questo rinvenimento tettonico che aveva rinfrescato, diciamo, questa zona qui, e adesso risulta meno impattata di questa zona qui. Quindi si possono fare delle ricostruzioni basate sulla logica, sulle osservazioni in realtà, però bisogna spingere questa logica e essendo consapevoli dei limiti di non interpretare troppo i dati e cercando di manipolare i dati, non nel senso negativo, ma nel senso di cercare di ottenere informazioni aggiuntive ai dati, anche in più di quelle per le quali abbiamo raccolto il dato in sé. Questo è un altro esempio di un'altra area che abbiamo studiato, io e Colosei, che si trova lì a Bologna. Isidis Farnizia è un'altra zona di Marte, io avevo studiato precedentemente questa qui, quando ero la prima volta che ho portato del cavo a Pescara, e quindi ho continuato a studiare questa zona. Qui abbiamo fatto un lavoro unicamente di studio di crateri d'impatto, senza nessun altro lato, in sostanza questi punti qui rappresentano, questi quadratini qui rappresentano la posizione dei crateri d'impatto che io ho considerato, che abbiamo calcolato e misurato. I colori diversi rappresentano diverse età geologiche. Questo è un po' della statistica dei crateri, insomma, quanto abbiamo sulle diverse unità geologiche, il numero di crateri osservati qui e qui. Comunque, la cosa interessante è che si possono vedere che sia per quello che riguarda i diametri che per quello che riguarda le profondità dei crateri nelle due diverse unità geologiche, la distribuzione statistica è diversa. Quindi deve esserci un motivo di tipo geologico lì, a parte le età, che mi deve spiegare perché c'è questa distribuzione diversa. E applicando il mio diagramma, quello che abbiamo visto prima, qui abbiamo una baseline, che sarebbero i crateri freschi, o quelli non deformati. Tutti questi crateri qui hanno un'età inferiore a 3,5 miliardi di anni, e queste età le ho calcolate attraverso simulazioni, quindi ho fatto anche un po' di modellistica, simulazione, eccetera, e sono valide soltanto per quest'area, non in generale. Poi, se io considero i crateri più piccoli, con un diametro di minore di 7 km, che vengono completamente obliterati, ottengo questa linea qui, e se io considero anche i crateri più grandi, però con un diametro inferiore a 20 km, ottengo questa linea qui, sempre sulla base delle simulazioni. Io posso osservare che ci sono alcuni dei crateri d'impatto che si allineano più o meno in questa zona qui, altri che si allineano in questa zona qui, quindi è evidente che ci sono stati dei processi geologici che hanno portato all'obliterazione di alcuni crateri, che ne hanno portato, ed ecco perché c'è questa differenza di distribuzioni statistiche tra l'una e l'altra unità per quello che riguarda i crateri. Questi poi hanno dei problemi a sé stante, nel senso che
non necessariamente è al 100% affidabile in questa zona. Infatti poi riesaminando, come sempre bisogna fare, i dati e i criteri, ho visto che in realtà questi due punti non sono necessariamente criteri di impatto, sono un po' strani. Però abbiamo sicuramente una storia geologica di diverse fasi qui. E questo è un esempio di uno di questi crateri che si allineano poi quasi paralleli a quest'asse orizzontale, che vuol dire che hanno perso praticamente tutta la loro profondità proprio per questi processi di accumulo di materiale successivo. E normalmente questo accumulo non è stato neanche progressivo, è come invece era avvenuto a Terra Sabella, la zona che ho mostrato prima, ma è stato un accumulo quasi velocissimo, quasi improvviso, come ci si aspetterebbe per esempio da processi di tipo vulcanico, quando intere aree vengono coperte da materiale vulcanico, polveri, ceneri, lava, eccetera eccetera. E questo è un esempio di questo cratere. Qui per esempio, se guardate l'immagine, non si vede un accidente, però c'è la signature, c'è la traccia morfologica che si vede qui con un semplice profilo topografico ottenuto sempre dalla Finora, che sono disponibili a tutti. E qui si vede benissimo che qui proprio sulla base delle elevazioni c'è una differenza di elevazione, c'è un profilo che è tipico di cratere da impatto, e questi sono i punti A qui, punti B qui. E quindi è per questo che la terza dimensione, quella che vediamo per quello che le elevazioni, è importante per studiare cratere di impatto, quindi non soltanto quello che si osserva in superficie, densità, dimensioni del diametro, ma le profondità sono altrettanto importanti per cercare di capire l'evoluzione geologica di un'area. Questo di la profondità come anche le prime misure di elevazione sulla superficie di Marte, anche adesso quelle su Venere per esempio e su Mercurio in Italia, inizialmente erano state fatte proprio con lo studio delle ombre, quindi la stereografia delle ombre che consentiva di calcolare l'altezza. Adesso però con i dati MOLA è praticamente un segnale laser che viene spedito sulla traccia satellite, sulla superficie, e il tempo di ritorno ti dà l'elevazione. Quindi è precisissimo, a più o meno 10 centimetri, quello che riguarda la precisione. Considerando tutta questa evidenza di tipo diverso, io poi ho fatto un po' di immaginazione, ho proposto che qui a metà di Spanizia c'è probabilmente una struttura di tipo tettonico anche abbastanza diffusa nella regione, e qui l'ho dimostrato ulteriormente nell'articolo che Roberto e io abbiamo pubblicato recentemente, in cui si vede qui queste sono isoipse. Le isoipse normalmente, se tu hai un cratere d'impatto, dovrebbero essere circolari, parallele, quindi in forma al perimetro del cratere. In realtà qui, come si vede al centro, le isoipse della quota meno 3800 e meno 3700 sono praticamente lineari. Questo geologicamente può solo essere interpretato con un sistema di faglie. Oltretutto qui abbiamo le quote più basse che sono proprio qui, quindi qui abbiamo la parte rialzata del sistema di faglie, questa è la parte discesa, come diciamo in gergo. E quindi già anche solo osservando le curve di livello di elevazione possiamo avere un'idea di quello che c'è nel sottosuolo. Poi Roberto ed io stiamo continuando a studiare anche quest'area per vedere se con il radar, con il Ground Penetrating Radar, quindi il NARSIS, riusciamo anche a fare delle osservazioni nel sottosuolo che possano evidenziare delle strutture. Finora non ci siamo riusciti, ma quello è un problema che dipende dalle costanti dielettriche. Se non abbiamo un contrasto non si vede niente, questo è il problema. Però già sulla base di quello che vediamo in superficie sembrerebbe ovvio che c'è un sistema di falde. E questo non era mai stato notato in precedenza, cioè moltissime persone hanno studiato questa zona, però fermandosi soltanto alla superficie, e invece finalmente noi siamo riusciti a capire che qui c'è qualcosa in profondità, proprio a livello di tettonica. Quindi tutta l'evidenza combinata, le diverse linee di evidenza, abbiamo concluso che la parte nord-orientale del basamento di Isi di Spanizia probabilmente è meno profonda di quella sud-occidentale, che è più profonda e anche molto più inclinata, quindi è una visione che
qui questa è una cosa che forse Gaetano può apprezzare, non ho mezza idea se questo sia giusto o sbagliato, però una possibile spiegazione a livello proprio di geotettonica di come può essere stata modificata questa struttura. Quindi le ragioni più ovvie per continuare ad esplorare la realtà, perché abbiamo bisogno di dati che provengono da diversi tipi di osservazione per affinare e corroborare o rigettare le ipotesi che ci forniamo in questo ciclo aggettivo di logica. E poi ovviamente perché, come noi sappiamo, siamo esseri umani, siamo naturalmente esploratori e speriamo che prima o poi che qualcuno di noi riesca a mettere piede su Marte. Ci sono tantissime persone che si stanno allenando e preparando proprio per questo. E volevo ricordare che Harry Smith, che è stato l'unico scienziato a mettere piede sulla Luna, ed era chiaramente un geologo che qui faceva il suo lavoro. Quindi bisogna seguire la nostra curiosità. Adesso, come spieghiamo tutte queste cose, che credo da un punto di vista scientifico, tutti noi che siamo scienziati, ricercatori, che capiamo chiaramente, non abbiamo problemi a seguire. Però molto spesso ci viene detto, ma perché dobbiamo continuare a finanziare queste spedizioni, sono costosissime, ma perché? E normalmente queste sono le domande che ci fanno e questi sono i motivi che ci danno. Costa troppo, qualsiasi tipo di risorsa dovrebbe essere usata per i problemi che abbiamo sulla Terra, che sono tantissimi ovviamente, quindi anche le persone brave e intelligenti dovrebbero dedicarsi a quelli. Poi ci sono gli altri che magari dicono perché distruggere un altro pianeta, abbiamo già distrutto la Terra, e gli altri che dicono veramente non ce ne importa niente. Ora, quando voi siete confrontati con queste persone qui, lasciate perdere, è inutile, cioè questi qui non importa della conoscenza, della scienza, cioè un atteggiamento proprio philistine, come si direbbe in inglese, e quindi vabbè, lasciate perdere il tempo sprecato. Però per tutti gli altri motivi, poi in realtà sono sempre lo stesso motivo, cioè abbiamo delle risorse limitate sulla Terra, perché utilizzarle per andare su un altro pianeta, per scoprire altre cose quando abbiamo tantissimi problemi qui. E quindi si condensano sempre sull'aspetto del costo. In realtà è veramente così dispendioso utilizzare fondi per queste missioni? In realtà no, questo è Curiosity. E in realtà il cittadino americano che finanzia Curiosity spende meno, diciamo anche l'equivalente di 2/3 del costo di una tazzina di caffè all'anno. Questo è quanto costa al cittadino che paga le tasse in America continuare la missione Curiosity e continuare ad ottenere i dati da Curiosity. Come spesa, insomma, ci siamo presi il caffè prima, abbiamo finanziato Curiosity, abbiamo fatto il nostro lavoro per quest'anno. Quindi i costi sono relativi, dipende sempre da come si considerano, dal tipo di contabilità che viene effettuato per i costi. D'altronde c'è da pensare, se fosse davvero così dispendioso, paesi come l'India, per esempio, che hanno grandissimi problemi a livello sociale, non manderebbero sonde nello spazio, non le manderebbero su Marte, sulla Luna, eccetera, eppure lo fanno. Il discorso di come vengono spese le risorse poi è un discorso che rientra nella logica politica di quello che noi vogliamo per il prestigio della nostra civiltà. E quindi è una scelta, è unicamente una scelta, ma non costa tantissimo. Oltretutto, le scienze dello spazio, le missioni spaziali producono ricchezza. C'erano delle ricerche fatte da economisti seri prima degli anni 80, quindi prima della cosiddetta Reaganomics. All'epoca c'era quella che veniva definita la learning economy, ancora oggi c'è, cioè tutti ne parlano, però non fanno quello che va fatto. La risorsa principale della learning economy è la conoscenza, e il processo attraverso cui questa risorsa viene ad essere impiegata, modificata, eccetera, è attraverso imparare, la ricerca, e quindi attraverso lo studio. Questa è proprio la definizione di un'economia moderna, laddove tu per ottenere più ricchezza dalle risorse che hai devi studiare, devi ricercare, devi ottenere nuove conoscenze. Non si fa se non si investe in ricerca, questo non si può ottenere. Questa è un'immagine che ho preso, una figura che ho preso dal Tauri Group Report, questo è stato pubblicato nel 2013. È un gruppo di economisti che sono totalmente
finanziamenti vengono dati, ci sono altri benefici al di fuori di questi. E in realtà questo schema è un pochino complicato, ma ci sono benefici a livello sociale, ci sono benefici a livello economico. L'industria dei computer, per esempio, si è sviluppata grazie alle missioni spaziali. I materiali che vengono prodotti per le capsule, eccetera, vengono utilizzati adesso anche in altre industrie. Si pensi alle racchette da tennis super leggere, per esempio, adesso in televisione arrivano anche i materassi. Quindi è un tipo di tecnologia che viene poi ad essere riciclata anche in altre aree. Ma anche se solo guardiamo a questo pannello qui, questo qui è un po' complicato, però in realtà quello che dice è che la NASA con i suoi brevetti e con l'applicazione di questi brevetti che sviluppa grazie ai fondi del Congresso, in realtà poi vendendo questi brevetti eccetera, guadagna molto di più di quanto è stato speso per ottenere questi brevetti. Quindi la NASA, se fosse una compagnia, una società a sé stante, tipo una multinazionale, farebbe soldi sui suoi investimenti. Il motivo per cui non li fa è perché il risultato dei suoi investimenti deve essere restituito al governo. E il governo poi continua a dare sempre minori fondi l'anno successivo, è per questo che la NASA sembra in debito, ma in realtà non lo è una società che ha un attivo che però distribuisce, riporta indietro il governo, il quale poi di anno in anno, sulla base delle missioni eccetera eccetera, dà somme sempre inferiori rispetto a quelle che la NASA ha restituito. Quindi se fosse una società, una multinazionale, la NASA sarebbe in attivo, sempre. Quindi le imprese planetarie non sprecano risorse, ma anzi le magnificano e danno la possibilità di sviluppare nuove industrie, nuova tecnologia che poi si ripercuote anche in altre aree della vita sociale. Per non parlare poi del livello di interesse che c'è tra la popolazione per queste missioni, che quindi risveglia anche l'interesse a studiare la scienza, la matematica, cose di cui la società ha bisogno, e per non parlare anche del ruolo di soft diplomacy che la NASA svolge, laddove anche paesi che sono altrimenti in conflitto tra di loro hanno scienziati che continuano a collaborare tra di loro, e questo davvero anche all'epoca della Guerra Fredda, laddove le missioni scientifiche, le missioni spaziali riuscivano a far parlare per esempio sovietici e americani e adesso cinesi e americani tra l'altro. Quindi c'è anche quel ruolo sociale, se vogliamo. Questo poi è i dati della NASA che sono disponibili a tutti liberamente, si può vedere come la maggior parte di questi vengono utilizzati proprio per studiare la Terra, quindi proprio per studiare i problemi che noi abbiamo sulla Terra, i problemi di tipo ambientale, le risorse. Quindi non è vero che è uno spreco di risorse, è tutto quello che si fa nello spazio in realtà viene fatto sulla Terra, le risorse vengono spese qui e vengono acquistate. Per concludere, mi piace questa citazione di Antoine de Saint-Exupéry: se volete costruire una nave, non dite agli uomini di cercare il legno, suddividere il lavoro e date ordini. Invece insegnateli a desiderare di andare sul mare vastissimo e bello, e allora loro troveranno le loro risposte ai problemi tecnici che devono affrontare per fare tutte queste cose. E alla fine tu hai anche una nave a disposizione. Grazie. Domande?
perfettamente ragione. C'è questa tendenza adesso, che è molto più di una tendenza, perché è proprio legata ai budget che di anno in anno vengono approvati. In Australia da decenni, quindi da quando arrivo là è sempre stato il discorso del se non è utile all'industria non lo facciamo, quindi non finanziamo questa ricerca, eccetera, eccetera. In America si salva ancora un po' per altri motivi, ma perché loro vogliono essere liberi in ogni campo, quindi qualsiasi campo va finanziato, anche se il ruolo è sempre ridotto. Io, fra l'altro, una cosa che non ho messo nella bibliografia, perché sennò avrebbe preso troppo tempo, sono stata anche deputy chair del Comitato Nazionale delle Scienze Spaziali in Australia, che riferisce all'Accademia delle Scienze, e che in sostanza dovrebbe avere il ruolo di consigliere al governo per le aree scientifiche, per le diverse discipline. In realtà, e quindi ho avuto diversi incontri a Canberra con diversi alti funzionari, eccetera, eccetera, insomma cose che vai criticando con le braccia, perché non riescono proprio a capire il punto perché bisogna fare ricerca proprio come necessità umana che serve ad avanzare la società. Ci sono esempi che, insomma, se uno non avesse fatto ricerca saremmo ancora all'età delle pietre, poi nella realtà questo è evidente. Loro vogliono, ci dicono sempre, noi dobbiamo giustificare il budget ai nostri elettori, che tra 3 anni ci devono votare. Se poi il budget va in una certa direzione, i nostri elettori non ci votano, non lo dicono apertamente, ma è quello il senso. Ed ecco perché ho dato un taglio, diciamo, economico al mio talk oggi. Ovviamente sapevo di sfondare una porta aperta qui, perché so che voi sapete benissimo perché bisogna fare ricerca, eccetera, però con i miei trascorsi a dover combattere sempre per l'affermazione delle scienze planetarie, delle scienze dello spazio, particolarmente in Australia, che non ha questo tipo di tradizione. Noi in Italia possiamo sempre dire, ah, noi abbiamo avuto delle idee, o come possiamo cancellare tutto questo, per esempio. In Australia non c'è una tradizione di ricerca, tanto più per la fisica poi particolarmente, le scienze biologiche un po' meno, perché è facile dire vogliamo fare ricerca biologica perché si cura il cancro, si cura le malattie. La fisica lasciamo perdere. Quindi ci viene continuamente detto, ma noi dobbiamo giustificare il budget, dovete darci motivi per dire sì, ma questo è un investimento che porta a breve termine, medio e breve termine, a dei riscontri di tipo economico, benefici per la società, eccetera, eccetera. La NASA fa questo lavoro regolarmente perché loro hanno il problema di giustificare al taxpayer come vengono spesi i fondi. E quindi c'è una ricerca molto maggiore a livello economico in America piuttosto che in Europa. L'ESA ha fatto delle ricerche economiche nello stesso campo per cercare di capire qual è il fallout e quindi il ritorno dell'investimento. Usano dei parametri macroeconomici diversi, e anche quello è il motivo per cui non c'è una cosa uniforme, ma il risultato conclusivo poi è sempre lo stesso. E quale che sia il motivo per il quale si finanzia la ricerca di base, e questo è vero per qualsiasi tipo di ricerca, c'è sempre un ritorno che se non è puramente economico, è sociale, è educativo e in ogni caso serve ad avanzare il benessere della società che investe in queste discipline. Il risultato finale è sempre quello, cambiano i numeri e noi siamo costretti a livello proprio di scienziati, diciamo un po' interessati a cercare di fare in modo che le cose si muovano, siamo sempre costretti a fare un discorso di tipo economico, di ritorno economico. Non possiamo esimercene e questo è un problema. L'altro grande problema a livello scientifico è forse la sfida maggiore che abbiamo adesso sul pianeta Terra, il global warming. In Australia abbiamo difficoltà a far capire la scienza alle persone che devono prendere le posizioni, le decisioni che devono prendere, eccetera, proprio su questo campo. E quindi non possiamo solo dire ma la scienza si vede, i dati sono questi. Bisogna sempre dire perché se succede questa catastrofe ambientale, l'economia a livello di agricoltura sarà devastata qui. Lì ci saranno problemi di dobbiamo sempre cercare di far capire che la scienza non è questa cosa astratta nell'empireo, nel datore d'avorio, è una cosa che si applica tutti i giorni alla vita di tutti e che quindi un investimento nella scienza è necessario. Dobbiamo sempre insistere su questo, purtroppo. Poi c'è l'altro aspetto che è difficilissimo far capire ai politici in generale, ma poi anche al pubblico che magari non ha studiato scienza, pur essendo educato.
concetto di uncertainty nelle misure, nelle teorie, quando comincia a dire sì, questo è probabile al 90%, ma allora c'è il 10% di probabilità che non succeda, c'era una cosa che poi è una cosa un po' a lato, che avevamo fatto una specie di indagine, una specie di colpa tra la popolazione di genere, le previsioni del tempo, quando si dice che ci sarà pioggia al 40%, alcune delle persone intervistate pensavano che questo volesse dire che sul 60% del territorio pioveva, sul restante 40%. Quindi c'è anche questo di problema, che poi i problemi scientifici che sono più importanti non si riesce davvero a comunicarli certe volte, proprio per il fatto inerente dell'incertezza nella misura, nell'ipotesi, eccetera, che non è con cui le persone normalmente non hanno l'investigazione, loro vogliono nero o bianco. Ed ecco anche perché può inserire un po' del discorso filosofico sul metodo scientifico, perché molto spesso mi tocca doverlo spiegare. È una cosa incredibile. C'è anche Paolo. No, però volevo dire che un investitore normalmente conosce questi aspetti, cioè quando si parla di capitale di ventura, a quello, cioè conosce bene che c'è una probabilità che quel capitale vada disperso. Quello che sicuramente non si tiene conto, a mio parere, cioè non si ha fiducia nell'uomo, nel senso nella capacità della mente umana di valorizzare le idee. Cioè la storia della scienza mostra sempre che i risultati a lungo termine di qualsiasi tipo di ricerca non si possono in assoluto, in alcun modo, prevedere. E i più rivoluzionari sono sempre stati più imprevedibili. Ad alto livello bisognerebbe tenere presente di questo, e mi sembra però che qualche piccolo passo in avanti si faccia. Ad esempio negli Stati Uniti, come nell'Unione Europea, ci sono dei finanziamenti per i progetti, no, high risk, high impact, per cui, cioè, il concetto è ok, fa molto rischioso, rischio di perdere dei soldi, però se funziona è stato rivoluzionario. È un piccolo passo, naturalmente, bisognerebbe sviluppare molto di più la mentalità giusta. Ma in effetti nelle nazioni dove assieme alla scienza si studia anche la storia della scienza, la filosofia della scienza, queste cose sono normali, si sanno. In altre nazioni dove invece questi studi non si fanno perché sono perdite di tempo, eccetera, eccetera, o non hanno la tradizione scientifica, non riusciranno mai ad apprezzare il fatto che un investimento a lungo termine ti può andare bene, ti può andare male. Ma comunque, in ogni caso hai acquisito nuova conoscenza. Poi improvvisamente esce fuori l'applicazione quotidiana, appunto, del inaspettato. I superconduttori ad alta temperatura che furono sviluppati dai laboratori Bell in America, in realtà io mi feci una specie di mappa delle ricerche che hanno condotto a quella scoperta, risalgono fino al 1890, una scoperta di biologia poi, che non c'entrava niente con i superconduttori ad alta temperatura. Però era stata importante come passo per ottenere determinate informazioni che poi sono state utilizzate assieme ad altre, ovviamente. Ma questo discorso di andare indietro nel tempo non si fa. La NASA adesso comincia a farlo, anche perché dopo 40 anni di missioni spaziali ne hanno abbastanza di dati che possono mostrare anche alle persone più incallite del primo, che guardano soltanto la probabilità delle cose. È una sfida. Avevo una domanda invece tecnica. Molto interessato, ma diciamo, non ho sufficiente conoscenza, quindi magari la domanda è molto banale. Le faglie e la tettonica, la domanda è: c'è attività sismica su Marte? Di che entità? E se in qualche modo si pensa di monitorarla, cioè magari sono arrivati lì, hanno lasciato dei sismografi? Beh, se finora no, comunque una delle prossime missioni, quella del 2016, prevede un sismografo che la NASA farà proprio land atterrare su Marte. Se c'è attività di tipo tettonico, è chiaro che quando ti si rompe la roccia hai chiaramente delle onde sismiche che si formano. E infatti questa era una cosa... Non più. C'era stato in passato, perché ci sono comunque dei lineamenti magnetici che sono stati osservati dal Mars Global Surveyor, il magnetometro lì, e anche quelli sono dati importantissimi. Adesso sto lavorando con un gruppo in Australia